Allora, egregio Corrado, presidente dell'Auser. Allora, dopo insomma, un po' di mesi sono passati da quando è stata fatta la sagra del pesce, con quello stand un po' di birichini che facevano certe canzoni un po' rosse. Scherzo, ovviamente, dai. E insomma, obiettivo raggiunto, perché insomma, domani cosa andate a fare domani in consiglio comunale? Allora, domani in consiglio comunale andiamo a presentare l'auto che abbiamo acquistato, coronando con successo il progetto che ci eravamo prefissi. L'acquisto di un'auto attrezzata di pedana per il trasporto di persone diversamente abili che hanno necessità di essere trasportati nelle varie strutture ospedaliere del territorio, fuori territorio, Padova, Rovigo, Cotignola di Ravenna, Igea Marina, provincia di Rimini. Questo è un servizio che viene erogato a tutte quelle persone anziane e in particolar modo con difficoltà economiche, per potersi recare in questi siti. Complimenti, perché insomma, oltre a essere riusciti a raccogliere fondi sufficienti per acquistare un doblome, mi sembra che mi aveva detto, Sì. no? Addirittura vi gestite tutti i costi diciamo, di manutenzione del mezzo, l'assicurazione, spese di consumo e in più portate queste persone anche, se ho capito bene, anche per più giorni in pratica. Se uno sta facendo una cura all'ospedale dell'Angelo, per Sì. 2 mesi voi tutti i giorni lo portate avanti e indietro. Sì, infatti molti che hanno dovuto andare all'Angelo per terapie sono terapie che durano per lo minimo di 4 settimane, così pure in camera iperbarica a Marghera in cui non meno di 3 o 4 settimane, dunque tutti i giorni, sabato e domenica esclusa, noi accompagniamo queste persone per le cure che hanno di necessità. Ma una domanda, ma oltre diciamo ai fondi raccolti durante il Sacro del Pesce, avete qualche altro modo di autofinanziarvi? Noi come autofinanziamento abbiamo delle persone, diciamo che non mi stancherò mai di ringraziare, che fanno delle donazioni. E qualcuno di questi che trasportiamo si sente in obbligo di fare un'offerta a fine ciclo per questa cosa. Siamo sempre nel filo del rasoio perché le spese aumentano sempre, il carburante aumenta, però finora riusciamo a soddisfare il fabbisogno nel territorio. Quindi l'Auser a Chioggia, oltre diciamo, a questo meritorio servizio, siete anche quelli che hanno la gestione dei famosi nonni vigili, giusto? Sì, noi facciamo appunto, cioè facciamo un servizio di volontariato nella città come vigili noni nei plessi scolastici di tutto il territorio. Va bene, grazie carissimo Corrado, complimenti e congratulazioni a tutto l'Auser, che abbiamo avuto modo di vedere l'impegno e insomma è bello che questa situazione sia sboccata in modo positivo, insomma. Sì, beh, non mi stancherò anche mai di ringraziare tutti i volontari che gratuitamente si sono prestati al raggiungimento di questo progetto. Bene, grazie.